Buonasera a tutti. Aspettate che metto la miniatura. Siamo tornati dopo l'ultima live su sto gioco, l'ho fatta il 30 marzo. Dopo circa 2 settimane siamo tornati qui. Vediamo un attimo. Il computer che mi vale niente, raga, purtroppo. Sto mettendo 100 anni per caricare. Probabilmente non finisce più sta missione, raga. Sempre la città segreta, mi dice Steffa. Vediamo, ma sempre così la missione. Siamo arrivati al 51% del gioco, cioè abbiamo completato più del 50% del gioco. Quando dal 30 marzo non portavo Tomb Raider a parecchio? Purtroppo in questa settimana ho portato quasi sempre solo FIFA. Sicuramente domani farò una live su FIFA, quindi non mancate. Se quasi sbriga a caricare. Ok, salvataggio completato. No. A posto. Ok, fatemi condividere la live, però ho fatto. Faccio pure una storia su Instagram.
come le pare. Ragazzi, sono in live su YouTube, il link è qui, cliccate il link è qui che vi appare in sovraimpressione. Vi aspetto tutti quanti in live su YouTube su Tomb Raider, vi aspetto, mi raccomando, non mancate. Dai, dai, che sto in live, venite. Ok, vai, vamo. Buonasera Snilo, ciao Yoda, buonasera. Tutto a posto ragazzi, che mi raccontate di bello? Stasera vi vedete la Champions? Io non credo, io raga non sto a seguire la Champions, sono sincero. Non ci stanno le italiane, mi guarderò solo la finale. Finale, forse la semifinale se ce ne sta una.
Se c'è, alla fine è quella che conta, semifinale e finale, perché poi i quarti, gli ottavi, insomma, se non ci stanno italiane è inutile guardarle. Cioè, perlomeno è quello che ne penso io. Cioè, ieri ha fatto un'impresa al Villarreal, ha buttato fuori il Bayern Monaco, qualcosa d'assurdo. Una roba oscena, non si può vedere. Cioè, quante martingale sono stompate. Metto nei panni di chi ha giocato. Io da tipo da 2 anni che non gioco più le partite dei Champions. L'unica cosa che gioco ogni tanto sono i marcatori, perché almeno, cioè, perché i risultati sono difficili da prendere. Ah, vi ricordate dove eravamo arrivati? Qua. Io qui l'altra volta ero rimasto. Non riuscivo ad andare avanti. Cioè, in realtà c'era una cosa. Che cos'è qua? Non ho abbastanza spazio. Vedete ragazzi, là c'è quel coso là che ci si può andare. Cripta scoperta, raga, vedete c'è una cripta nascosta che qua non ci sono ancora mai andato. Buonasera, Caccio, buonasera. Dai, allora riprendete se stai in convalescenza, se riprendite bene. Ah, là non ci si può andare. Perché là c'era, cioè vedi c'è questo che da qua a qua, ah perché sicuramente uscendo da qua esco dalla cripta, questa non l'ho ancora visitata quindi per me sarà una scoperta in live, a me piace visitare le cripte perché ci trovo sempre qualcosa, e si potrebbe sai accendere la torcia. I funghi, Tutto no. pieno, non ci sta nient'altro. Io perché voglio platinarlo, regà, il gioco, quindi vado a scoprire pure tutte le cripte. Non si vede il fondo, sempre che ne abbia uno. Ok. Sono fatto del male. Qua è per risalire. Per risalire dopo come faccio? Penso devo andare qua. Questa grotta sembra scappare. Vediamo un po' la mappa. Ma è già visitata sta grotta, mi sa, raga. Scavata da un antico fiume sotterraneo. Mi sa che già l'ho visitata sta cripta. Boh. Vediamo, ma entriamoci e vediamo. Buonasera, Francesco! Dove si sale? Ok. Ah, qua devo distruggere qua. Se non mi fa passare. No, mi sa non l'ho visitata allora sto a posto. Perché se l'avevo visitata questa cosa non la potevo fare. Cioè già era aperta. Devo platinarlo sto gioco. Ammazza quanti scheletri, oh. È un cimitero nascosto, ci stavo. Altro punto stretto. Vediamo un po' dove ci porta. Al cimitero sotterraneo. C'è una specie di incisione lassù.
andiamo a vedere che è questa incisione, va. Ok, devo salire là sopra. Allora qua arrampichiamoci. E mamma mia, tutto sotto sopra mi sta. Ok, fino a qua. Ok. E devo dondolare allora. E tre. Ok. Deve esserci qualcosa. Vediamo dove ci porta, va. Ma cosa è successo? Si sta annacquando, no, tutto. Oddio, mi è salito tutto il livello dell'acqua. Ok. Qua qualcosa per terra? No. I funghi non tutto li posso. Pieno, non ci sta nient'altro. Mappa aggiornata. Qua devo aprire. Vediamo che c'è dentro sto sarcofago, va. Scavicci ma non apra, scavicci ma non apra. Vestata, ho sbloccato un nuovo vestito, una nuova armatura. Abbrigazione completa, alcuni completi. Ok. Cambia al completo tramite. Solo questo, cioè. Dentro sta cripta ho trovato solo questa cosa. E mo? Questo era tutto quello che ho trovato nella cripta. Una cripta un po' piccolina. E pare strano che posso visitare solo questo, solamente questa cosa qua. Vabbè. Meglio di niente, raga. Almeno l'ho visitata. E mo come faccio per uscire? Però pare veramente strano che tutta sta cripta c'è sta solo sta cosa qua. Sì, voglio andare là a rivisitare bene. Non mi fido. Mi pare di aver fatto un mezzo viaggio a vuoto perché ho trovato solo quella cosa là. Guardate che si deve salire qua sopra. Oro pieno. Non ho abbastanza spazio. Possibile che qua non c'è un modo per. Cioè devo tornare indietro. Qua mi fa fare nient'altro, mi fa saltare qua. Ma. Anche perché se non mi dava altre indicazioni qua sulla mappa, però vedete non c'è niente. Vabbè, si vede che devo tornare indietro, raga, per forza. Thank you.
scheletri che si sono alzati con l'acqua. Altro passaggio. Quindi in questa cripta la potevo fare solo con questa cosa qua. E qua poi sono sbucato da un'altra parte, a quel punto di prima. Quando sono sbucato? Ah, forse era il posto dove ho incontrato quella tizia alla missione vecchia. Ma... what? Mi prende in giro? Ma? Come torno indietro? Scusatemi. Ah. Devo rifarmi tutto il procedimento. Che palle. Thank you.
La trovo da qua. Pieno, non ci sta nient'altro. Si può stare saltato per questo tronco? Lo sa già, no. Mi sa non ci posso saltare. Perché io so che devo andare là, però voglio vedere se mi sono scordato qualcosa, perché voglio platinare sto gioco. Perché mo mi fa riprendere di nuovo da qua? Devo per forza rifarmelo di nuovo. Però che scatole, ogni volta mi fa riprendere da qua. È una rottura di scatole quando è così. Dai un po'. Vedi che mo almeno posso tornare indietro. Allora qua c'è qualcosa che sì, però che due maroni, ogni volta mi fa riprendere da qua. Ma che due maroni, mi sono pure rotto il cazzo.
Che palle! Poi vado avanti e poi dopo torno indietro. Vado avanti nella missione e poi torno indietro. Per vedere se un'altra volta mi fa riprendere da qua. Che scatole! Ho proprio rotto le scale. Ogni volta devo perdere dei minuti inutilmente. Perché non c'è un cavolo di checkpoint. Che cavolo. Come me la sono imparata a memoria? Mo vado avanti e poi torno indietro, vediamo se mi fa riprendere la trota lì. Vediamo se mi fa cambiare checkpoint. Mo vado avanti. Vado dove mi dice andare la missione, attraverso il ponte e poi torno indietro. La zona è sicura. Ok, però qua quindi è per tornare. La mia curiosità è troppo. Ho preso pure... Ah, forse ho capito. Guarda che sto facendo una parte inutile del gioco. Ma io da là ci sono venuto, aspetta un attimo. E mi ha dato il computer in standby. Ah, vedi che qualcosa serve, devo visitare sto zaino. C'è sempre qualcosa di nascosto, raga. Ricordatevelo sempre. Vedete qua, ho scordato qualcosa? Ci devo riandare. Vedete? A tutto c'è un però, raga. Ricordatevelo. C'è qualcosa che ho tralasciato, vedete?
brava. Brava stupida. Dai, è un po' su mezz'ora per fare i caricamenti, però. La zona è sicura. Andiamo. Devo andare a prendere quel pezzo là. Poi le altre cose le ho tutte quante prese. Ah, ma là sopra mi sono scordato qualcosa. Aspetta un attimo. Qua. No, sopra, sopra. Devo salire. Ancora. No, devo entrare dentro la cripta. Devo rientrare di nuovo dentro la cripta. Devo rientrare di nuovo qua dentro. A me è tutto sommerso dall'acqua, però. Non c'è più l'acqua, però. Non c'è ancora. Ah, vedete? Non mi è ripiaciato, va. Devo scendere. Arriva tutto il processo inverso, eh? Per entrare dentro la cripta per prendere quell'oggetto. Sempre che lo devo prendere. Sempre che si prende dentro sta cripta sto da un'altra parte. Sono pazzo. Sono un pazzo. Guarda cosa devo fare, devo però impiegarci 2 ore per platinare il gioco. È qua, raga. È qua sotto. Guardate un po'. Io ho fatto tutto questo per questa cosa qua. Bene, ok, adesso si torna indietro. Cioè, io ho fatto tutto questo per prendere un oggetto che neanche serviva, che sono un pazzo.
O me sbrigo, dai. Qua ste cavolo di musica veramente te... Ti mettono un po' d'angoscia. Un po' di strip. Sono belle per carità, però... Te mettetemi un casino nel gioco queste musiche. Ok, arrivederci grotta, a me più arrivederci. Basta. Non ci voglio più entrare in questa grotta. Mi sono pure un po' rotto le scatole di sta grotta. La conosco come casa mia. Ah. Ora devo rifare quella cosa là che ho fatto prima. Mo non ci devo più tornare tanto. Ormai possiamo scalare anche l'Everest dopo aver fatto tutto ciò. Ho fatto più arrampicate io del Bear Grylls in tutta la sua vita. Porca miseria. Vado un po' in differita, raga. Oddio. Ok, qua non ci devo più tornare. Ora devo andare là. Come ci vado là sotto? Ci sono degli oggetti qua. Come li recupero? E c'è un oggetto là. Visita tutta sta parte qua, penso che la visita. Devo entrare dentro quella caverna, da lì solamente posso visitare. Penso, presuppongo, Almeno che si faccia così. Almeno che, Vediamo un po'. Che li buttati giù. Devo scendere qua. Accidenti!
qua pieno di oggetti, raga. Ma che... impossibile, non ci sta nient'altro. Kukulkan, la... Le vittime venivano sacrificate agli dèi. Lasciavano la città e giravano le province. Per poi essere sepolti. Tanto il problema di un quarto e 10 a live non aiuto. Tu vai 9:20 metti l'acqua. 9:20, 9:25 allora lì. Impossibile, non ci sta nient'altro. Ah, devo entrare, questa è un'altra cripta praticamente. Però aggiornato la mappa nel compenso. Mappa aggiornata. Ma che bel comitato di benvenuto. Scusa, ma quella corda non ci posso saltare sopra. Ma che bel comitato di benvenuto. Ah, forse se io mi aggrappo qui. Ah, ho capito. Io mi aggrappo qua e quello è tipo un peso. Altra cripta visitata praticamente. Cavicchi ma non apra. Devo trovare un'altra uscita. Non posso più tornare indietro, quindi devo trovare un'uscita alternativa. Però con il documento, c'è un documento? Dove? Qua sotto. Impossibile, non ci sta nient'altro. Oddio, c'è una trappola. Volevano fregarmi, volevano. Qua ce n'è un'altra. Ma ormai io sono furbo per queste cose, non mi fregano più. Ci vogliono provare ogni volta a fregarmi. Ah, vedi, qua qualcosa c'è. Qua sicuramente devo passare. Vedi, il passo qua dove mi porta? Queste trappole sono più sofisticate di quanto credessi. Qua dove mi ha portato? E torna indietro qua, non mi dire. O sto andando da un'altra parte. Ah, qua praticamente è per tornare indietro. Ah, c'è la strada alternativa. O passi di qua o passi di qua. Ah, figo. Ok. È una strada alternativa. Ma io non devo tornare indietro di qua però, aspetta, c'è stata l'altra uscita. Scheletri buttati giù. Vediamo dove porta sta strada, va. Noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai. Qua è un'altra trappola.
Volevano fregarmi. Ma non c'è tu. Oh, premuto X! Non c'è tuffata! Cioè, nella dritta, non è che ha fatto il salto. Stupida. Mo' ha saltato. Dovrò arrampicarmi per uscire. Vedi un attimo. Ora andate qua. Tutto quanto è già pronto e posso già arrampicare. Sono arrivato in cima alla parete. No. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ok. Alta un po'. Ah sì, devo levare l'inquadrato. Ok. Sto ritornato a sto punto qua, è possibile che debba tornare qui? Può darsi. Ah, ok. Mi ha riportato qui. Ma da qua esco. Sono ritornato al punto di prima. Riesco dallo stesso punto praticamente. Stesso punto da dove sono venuto. Posso fare il procedimento inverso? Sì, lo posso fare.
Torniamo da sta tizia, va. C'è città segreta, scheletri. Questa è tutta la città segreta. Entriamo dentro sta cripta, vediamo dove è sta, va. Seguimola. Intruso! Onorato! E mo? Come faccio? Sarà un percorso alternativo però. Prendi questa chiave. Che roba. Vieni, ti mostro una cosa. Fantastico. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione. Una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno. E già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi. E solamente noi possiamo salvarla. Insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge. Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo. Cos'è il fuoco cremisi? È il mio destino. Secondo la leggenda, la chiave di Sha è legata al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco creme si arde, cerca il tuo sveglio. È una forza che avvolge la coscienza. Non capita mai che quelle creature entrino qui. È fantastico sto tempio. Scheletri buttati giù, vediamo un po', aspettate un attimo. Cerco un attimo su Google, scheletri buttati giù. Metto un attimo il muto, eh.
visti. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Gli Aashil erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Ho visto come si trovano i scheletri, ma non mi fa tornare indietro. Vabbè, andiamo avanti. Se vado al checkpoint precedente, cambio slot di salvataggio. Carica l'ultimo checkpoint, ma fa riprendere da dove? Vediamo un po'. Cos'è il fuoco cremisi? Ah, da qua. È il mio destino. È legato al sacrificio. Devo andare là, quello quando prima. Il fuoco cremisi arde. Cerca il tuo specchio. All'altro. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui. Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno al paese. Penso ci sarà un modo per tornare indietro se non scorda qualcosa. È stato rubato lo scrigno. Parli degli Aashil. Gli Aashil erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei Kree. Sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato. Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche. Ma delle loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città. Da. Abbiamo sempre vissuto. Credo che ama. Io penso che un modo per tornare indietro. Cioè... Oh, mazza che bel tempio! Dobbiamo fermarlo. Diceva di voler fermare la violenza. Sacrificio!
a credergli così. Sono le guardie. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Unuratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. Impossibile, non ci sta nient'altro. Incendia la freccia. Non è come Assassin's Creed. Mi fa arrampicare. Impossibile. Non ci sta nient'altro. Come passo lì? Come cavolo vado là? Ah.
ho capito, devo andare là. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Devo andare là, ma come ci vado? Questa non mi si arrampica. Ho capito, devo andare a stare là sopra al tempio. Ah, forse devo dire qualcosa. Pieno, non ci sta nient'altro. Ho capito, ma se questa non mi sa arrampica, sta pure 3 ore a girare al vuoto. Se non capisco dove cavolo devo andare. Forse sta 3 ore a girare al vuoto. Che cerca su internet tu. Come si chiama sto checkpoint? Tempio. Raggiungi la tomba di Stinkish. Raggiungi la tomba. Tomba di Stinky. Perché qua non è quello rotto? Di Stinky Kiga. Boh, mi sono impallato, raga, non so dove devo andare. Qua manco trovo un video su YouTube. Sarà sicuramente una cavolata, Leo. Qua non mi può andare. Thank you.
Ho capito che devo andare là, ma se non so come però. Manco sull'albero mi si aggrappa, sennò mi attaccavo qua, mi arrampicavo e salivo. Qua mi fa andare. Io devo andare per forza qua, ma come ci vado? Qua è chiuso. Devo incendiare questo. No raga, io non riesco ad andare avanti, raga. Come cazzo è possibile? Non è questo. Io mi sono perso, raga. Ah, ecco, aspetta un attimo. La missione intitola Lunga vita alla ribellione. Vediamo un po' che fa questo. Aspettate, eh. Video. Ho dovuto vedere un tutorial, c'è sta là, c'è sta il tracciato là. Qua vedi c'è un coso tracciato. Ok. Mica riuscivo a capire. Se non vedevo sto tutorial mica capivo. È una sott'acqua sicuramente. Per forza. Ah no, qua.
Ecco un'entrata. Ok. Sono dentro. Lara, dove sei? Alla tomba dell'imperatore. È quasi fatta. Saremo pronti. La tomba dell'imperatore. L'altare è molto elaborato. Doveva essere un sovrano importante. Ci sono molti simboli su queste lastre di stucco. La tomba dell'ultimo imperatore. Eccolo. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. Ok, l'eclissi e l'airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova... Devo dare una mano, ma praticamente. No! Qui è il comandante Rourke. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. No, l'hanno ammazzato. Hanno ammazzato un urato. Mamma mia, che dramma con questo gioco! Da questo Ezley muoiono tutti, oh. Il legittimo erede deve guidare Paititi. È giovane, ma forte. È nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. Lo scrigno ti tenterà. Resisti. Siamo noi a crearci il destino. Vedrai che non ti deluderò. Un urato ci ha lasciato. E il computer pure, c'è andato di stand-by. Ogni mezz'ora mi si spegne, porca. Un indizio su dove Lopez ha portato lo scrigno d'argento.
Dick. Non me lo fa scoprire. Ma mi hanno riempito le frecce. Mi hanno fatto diventare uno scolapasta. No, premiato tasto! L1X, no L1 triangolo. Perché premo L1 triangolo, mi sono sbagliato. Non è possibile, ma me lo scopri sempre. Vaffanculo. Porco. Ma fanno bestemmiamo, guarda. Porca miseria. Come hanno fatto a scoprirmi?
Peksik Bash Petek. Gabetin Kat Peksik Bash Kuyuchul. Manach Talesh Tim Wignal. Satantesh Apilik Awichesh. Waya Boneha Chasab Malo. No, e dai! Mi sono risbagliato un'altra volta, premuto L1, ti mi sbaglio sempre! Dai un po'! Dai, ma mi hanno fatto prendere fuoco! Dai, me ne erano rimasti due! Porca troia! Sti cazzo di bastardi che non vogliono morire! Sigbaesh, Janin Kashtikon, Matun Kustal Yabach Pino.
in Pilik in Wichon. Dammi, mi ero curato, appena curato. Dai, santi Dio, mi ero appena curato, tu fai fatta. Comincia a mangiare, monta un po' per raggiungere, per finire sta missione. Che palle, non mi muoio, me ne manda sempre uno, due o tre. Porca troia, non mi muoiono. Lui non posso far fuori, non mi vedono. Quello là sopra, mamma. Porca di quella troia! Stanno massacrando! L'ho fatti fuori tutti, mi sa. Mi sa di sì. Ah!
Però vedo ancora la musichetta. Come se l'avessi fatti fuori tutti. Però l'ho fatti fuori tutti. Impossibile, non ci sta nient'altro. L'ho fatti fuori tutti finalmente, ora devo completare la missione. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ok. Jonah, dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Unurat? Dov'è Unurat? È morta. Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Oh no. Già. Dov'è mia madre? Questo è il figlio di Kukulkan. Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Ti appartiene adesso. Mamma mia. Finalmente ce l'ho fatta. Lei era una guerriera. Insomma, quando finisce sto cavolo di filmato? L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole, troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Ma faranno il funerale sicuramente. Aiutami di Vulcan, conoscendo il gioco. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Insomma, dai un po'. Quando finisce sto filmato? Sta attenta, saremo pronti al tuo ritorno. Devo andare a trovare il suo scrigno praticamente. Taglia, adesso... taglia. Torniamo a Kuak Yaku. Ci raduniamo e ripartiamo da lì. Ok, quindi io quel pezzo là, che quei scheletri che mi sono scordato, non li posso andare a recuperare. Non ci posso tornare indietro, invece fa tornare. Mi sono accorto che avevo lasciato delle cose. Porca miseria. Tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso taglia corto. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. 20 minuti di filmato me lo sta subire. Dai un po'. Che cos'è? Eccola. Ah, mi hanno ferito. Jonah!
attaccato un aereo bombardiere. Era troppo bello per essere... Ok, letto del fiume lo riprendiamo la prossima volta, quindi siamo usciti dalla città segreta, quindi mo dalla prossima live si chiamerà letto del fiume, giusto? Letto del fiume, sì, nubifragio. Però la missione è il letto del fiume, nubifragio è il pezzettino. Vabbè regà, io vi saluto, vi ringrazio per chi ha partecipato alla live, ci vediamo domani, sicuramente uscirà qualche... domani che giorno? Domani sera ci sarà la live reaction sulla partita della Roma, di conference, e forse il pomeriggio non so se uscirà qualcos'altro, non lo so. Nel caso ci vediamo comunque domani. Io vi do un bacione, passate una buona serata, una buona cena, e buonanotte, e ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Rimanete attivi, iscrivetevi. Ciao raga, un bacione. Bella.